Kodak Instant Printer PD460. Vediamo tutto ciò che c'è da sapere nel video di oggi, ragazzi. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e mettete mi piace per non perdervi nuovi video, recensioni, tutorial e quant'altro. Tutto ciò che ha a che fare con il mondo della fotografia. Oggi continuiamo la serie delle stampanti istantanee Kodak e lo facciamo mostrandovi la stampante più grande di tutte. Quella, diciamo, non proprio da viaggio, ma un attimino più seria, passatemi il termine, quindi un prodotto magari rivolto anche a chi è più esigente. Infatti questa stampante, a differenza di quelle viste fino a prima, e se non le avete viste vi consiglio di recuperarle andando qui sul canale a rivedere i video, questa qui è una stampante bella grossa rispetto alle altre e la differenza principale è quella che viene alimentata con un cavo di alimentazione, quindi alla presa, al muro, rispetto alle altre che hanno una batteria integrata e possiamo appunto ricaricarle USB. Quindi non prendiamoci in chiacchiere, ragazzi, e vediamo tutto ciò che c'è da sapere. Andiamo a fare un rapido unboxing di questa stampante a sublimazione. Quindi ecco qui la scatola, troviamo questo primo pezzo da montare dove dentro troviamo la carta, quindi qui dentro andiamo a inserire i fogli di carta per stampare le foto. Dimensione 10-15, quindi ecco qui un foglio, ragazzi, di esempio per farvi avere un'idea. Poi c'è una parte che verrà tolta, verrà tagliata, però la dimensione è 10-15. Andiamo a inserirla qui, quindi ecco qua, chiudiamo. E oltre a questo vano troviamo la stampante, eccola qui. Quindi ecco qui la stampante, vediamo rapidamente da cosa è composta. Innanzitutto c'è questo sportello qui davanti che andiamo ad aprire per andare a inserire poi quest'altro pezzo con i fogli di carta. Quindi va incastro qui così, cloc, eccola qui, si è incastrato. Per rimuoverlo, stesso discorso, dobbiamo tirare un po' e verrà via. Troviamo un'uscita USB per poter mettere lo smartphone, sia Android che iPhone, grazie all'adattatore. In questo modo il telefono diventerà come un hard disk dal quale andare a pescare le foto da stampare. Quindi il modo per connetterla è o tramite Bluetooth con l'applicazione, oppure sempre con l'applicazione con l'USB. Quando mettiamo il telefono con l'USB va anche a ricaricarsi il telefono. Qui dietro è da dove uscirà la foto che stamperemo. Qui è l'ingresso per mettere il cavo da mettere poi la presa al muro. Qui di lato è il tasto d'accensione che va tenuto premuto per accendere, lo vediamo tra pochissimo. E qui di lato invece c'è l'ingresso per poter caricare l'inchiostro. Quindi qui mettiamo gli inchiostri e di là la carta. Ecco qua la cartuccia dell'inchiostro. La inseriamo e chiudiamo. Quindi andiamo a montarla rapidamente così. Tac, cavo di alimentazione, teniamo premuto per accendila, ecco qua che si illumina il tasto e adesso la stampante è accesa. Ciò che andremo a fare appunto è o andare a inserire il telefono qua sopra oppure nel mio caso che ho un iPhone vado a collegarla con l'applicazione. Collegarla è molto semplice, infatti andiamo nelle impostazioni del Bluetooth e andiamo ai vari dispositivi connessi e troviamo Kodak Instant 8145, ci premo sopra e adesso è connessa. Quindi andiamo nell'applicazione dedicata, nonché Kodak Photo Printer. Qui mi dirà che è connessa, quindi Kodak Doc Plus Retro. Andiamo agli album per scegliere che foto stampare, come ad esempio qui VSCO, come ad esempio questa foto qui. Ok, modifica e stampa. Ora qui mi dà la possibilità di modificare la foto, ci sono un sacco di regolazioni che possiamo fare, quindi renderla bianco e nero, anche se in realtà questa qui è già bianco e nero, ma questo filtro diciamo gli darebbe più contrasto. Quindi vado a darglielo. Qui possiamo regolare la luminosità, alzarla e abbassarla. E poi su Edit possiamo andare a ritagliare l'immagine, quindi in questo modo la ritagliamo. Possiamo raddrizzarla sempre da qui, se magari la foto è storta. Adatta, possiamo fare regolazione della luminosità, del contrasto. Quindi vado a dargli un po' di contrasto. Saturazione, per aumentarla e abbassarla. Nitidezza, stesso discorso, anche se mi sembra bella aggressiva. Filtri, se vogliamo dargli dei filtri fotografici, ovviamente in questo caso sul bianco e nero sconsigliato, quindi mettiamo no filter. Cornice, se vogliamo aggiungere una cornice alla nostra stampa, un po' tipo le Instax e le Polaroid che hanno una cornice bianca, in questo caso possiamo anche scegliere delle cornici con delle fantasie diverse. Io nel mio caso vado a mettergli niente. Collage, se vogliamo andare a stampare in una foto più immagini, quindi ad esempio come qui possiamo mettere 4 foto e possiamo capovolgere, massima libertà creativa. Poi sticker, se vogliamo aggiungere degli sticker magari con delle foto con gli amici, possiamo aggiungere appunto lo sticker, possiamo ribaltarlo, possiamo
ingrandirlo, rimpicciolirlo oppure eliminarlo. E testo, se vogliamo scrivere un testo, mettiamo add text e mettiamo appunto, non lo so, vacanza Grecia 2022, scelgo il font, c'è una marea di font tra i quali possiamo scegliere e anche il colore possiamo scegliere. E da qui poi possiamo scegliere la dimensione e anche la posizione dove metterlo. Oppure con la X eliminiamo. A questo punto, che si è scelto tutto ciò che vogliamo fare, andiamo a dargli stampa e stamperemo la foto. Quindi vado a mettergli stampa ed ecco qua che parte tutta la procedura di stampa. Ed ecco qui che parte la procedura. La prima passata è il giallo, quindi si chiama proprio 4 pass perché fa 4 passate. La seconda è magenta, come possiamo vedere anche dall'applicazione, è molto carina questa cosa. E poi passiamo ai ciano. E l'ultima, una passata di protezione, laminazione, che va a proteggere la foto sia magari dai graffi e anche nel tempo si conserva meglio la foto. Ed ecco qua. Quindi risultato ottimo direi, e ci abbiamo la classica foto 10-15 stampata in casa rapidamente. In casa, come ad esempio anche magari se siamo su un set e vogliamo regalare delle foto al volo ai nostri clienti o appunto agli invitati di un matrimonio, eccetera. Andiamo a rimuovere i bordi bianchi così, tac, e tac. Via. E via. Il prezzo della stampante è 159 euro, mentre i fogli vengono 38 euro, e dentro troviamo 80 fogli, quindi il prezzo per foto è di circa 40 centesimi. Un buon compromesso per scattare le foto in casa, in autonomia, con una, insomma, un'ottima stampante. Ragazzi, vi lascio il link in descrizione per accedere alla scheda prodotto di questa stampante, quindi sia la stampante che le carte e gli inchiostri. Qualsiasi domanda scriveteci un commento qui sotto, ragazzi, iscrivetevi al canale e ci si vede i prossimi giorni con un nuovo video.